Luca Toro è il nuovo presidente dell'azienda comprensoriale acquedottistica ACA. Accanto a lui due consiglieri, Mirko Velluto e Giovanna Brandelli, eletti con 37 voti. Nella mattinata dedicata all'Assemblea dei Sindaci si sono incontrati dissapori tra chi sosteneva una governance a tre, puntando sul ripristino del CDA, e chi invece sosteneva l'esigenza di rinominare un amministratore unico, come era successo con l'ultima nomina portata a termine un mese fa da Vincenzo Di Baldassarre. Gli scontri più accesi hanno visto protagonisti il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, e quello della vicina Francavilla, Antonio Luciani. Vi è una legge, la Madia, che oggi impone in qualche modo alle società pubbliche di avere l'amministratore unico. Sarebbe stato invece meglio votare un amministratore unico che continuasse l'opera di risanamento e che potesse programmare con i comuni, con un'assemblea scevra da condizionamenti politici, ovviamente anche gli investimenti. Ci sono visioni diverse, ci sono tentativi fatti dalla politica di aprire un fronte piuttosto che un altro. In verità a me della politica mi interessa veramente poco. Un CDA di tre persone che però prenderanno un compenso, tutte e tre sommate, equivalente a quello che prendeva prima l'amministratore unico, quindi senza, con invarianza di spesa, senza un centesimo in più, ma tre persone volenterose che vogliono lavorare per il territorio, non collegate in alcun modo alla politica, ma anzi prese dalla società civile.